Bentornati ragazzi, io sono Salater 52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Mario e Luigi Fratelli nel Tempo. Nello scorso episodio abbiamo battuto Miss Swamp e siamo entrati nel vulcano fino ad arrivare a sbloccare una parte. Adesso stiamo ritornando di sotto perché siamo tornati sopra per salvare. Ok, sì, mi ero un po' perso. Mi sono appena ricordato che dovevamo scendere. Dobbiamo sbloccare quindi in questo episodio gli ultimi due blocchi, che non sono particolarmente lunghi da fare, anzi penso che entro 2 minuti di video già abbiamo finito, per vedere appunto se i Bowser si trovano di sotto. Cosa fate? Saltate di testa? Io sono Twomp, piacere di schiacciarvi. Cercate di sassare quel blocco lassù, siete di sasso. Va bene, su, sassatelo. Anzi, no. Pensate che me ne stia qui come le mani in mano? Vedete qualche mano? No. Sono sassoiato. Sassiamo? Ok. Lo sapevo. Le regole sono semplici. Dovete prendere dei sassi. Sassatene almeno 30, ok? Bene, sassate. Questo invece è l'altro minigioco del fratello Twomp che abbiamo visto nello scorso episodio. Ovviamente non è migliore perché lo scorso gioco, se prendete i sassi, vabbè sì, sono gemme però sassi, potete prendere dei fagioli. Qui invece, a parte che adesso dobbiamo cercare di prenderne 30, ma è abbastanza facile. Basta seguire ovviamente dove ce ne stanno di più vicine e facciamo subito. Solo che questo gioco qui invece, se lo rifate a più volte, dovreste prendere delle tessere, non so quante in realtà. Io perché lo feci solamente una volta, cioè quella dopo, ora ne abbiamo presi 44, va benissimo. Solo che se lo fate un'altra volta dovreste prendere una tessera che però ricordo essere non molto buona, quindi conviene non farlo. Ovviamente questo blocco rosso è quello che serve per andare avanti nel gioco, solo che prima, non so se ve ne siete accorti, ma in basso a destra c'era una strada, non tutto in basso, però dobbiamo adesso metterci a destra attaccati al muro, tenere premuto X o Y è uguale, però almeno così possiamo arrivare a prendere questi oggetti. C'è una tessera particolarmente buona, ma non eccessivamente, che però usandola in combo con quella degli strumenti fratelli infiniti, allora può darsi che è ottima, soprattutto per qualcuno che utilizza sempre solo gli strumenti fratelli. Adesso la prendiamo e ci leggiamo precisamente che cosa fa. Come vi ho detto, vi dovete mettere tutto attaccato al muro e premere o X o Y è uguale, così scendete più velocemente. Questa è una stanza ovviamente in più. E eccola qui, Dina Tessera si chiama. Praticamente può essere buona come non, però la potenza degli strumenti fratelli aumenta, però ne usiamo due per volta, che è ovviamente una cosa malvagia, tra virgolette, perché utilizzandola e mettendola magari ad esempio a Luigi, se con Mario poi utilizziamo la tessera degli strumenti fratelli infiniti, quindi ne usiamo zero, quando poi utilizziamo Luigi usiamo quello che non abbiamo utilizzato con Mario, quindi in realtà usiamo quello che dovremmo utilizzare con Mario, quindi non ci andiamo a perdere perché effettivamente ne utilizziamo due, però in realtà non ci perdiamo perché sono i due che forse avremmo dovuto utilizzare. E ovviamente però ne utilizziamo due che sono i due che dobbiamo utilizzare, solo che abbiamo la potenza aumentata. Comunque, come vi avevo detto prima, il blocco blu, non ho capito il motivo per cui si trovi qui senza nemmeno un mini dungeon come quello di sopra per fare qualcosa. Però prima di scendere tutto sotto ci prendiamo questi due blocchi qua e va benissimo. E andiamo a sbloccare l'ultima strada tutto sopra, così abbiamo tutte le strade alternative sbloccate, anche se qua non ci torneremo più. A meno che non ci mancano tipo uno o due fagioli da prendere e non ho idea di dove andarli a prendere, torneremo qua per fare solamente il minigioco appunto per prenderli. Però non penso di comprare la tessera che dà più esperienza, perché
abbiamo quella che fanno più danni. Poi Mario ad esempio è arrivato a oltre 90 forse di attacco, quindi non ci serve proprio. Wahahaha! Non crederete che mi abbiano cacciato dall'isola Yoshi? No, ho voluto andarmene io. E ora sono qui che preparo la mia tremenda vendetta. Sì, tremendissima vendetta. Wahahaha! Il piccolo sputafuoco qui mi ricorda a me stesso da piccolo. Questo qui adora le cattiverie. Abbiamo deciso di unire le nostre forze. Insieme vi faremo vedere i sorci verdi perdenti. Questo sì che è parlare. Voi, fatevi sotto. Let's go. Ed eccoci giunti alla boss fight contro Bowser. Direi di non perdere tempo a utilizzare subito un bombardone. Tanto possiamo, quindi perché non utilizzarlo? Non ricordo però se funziona, perché giustamente ha le spine. Però noi dovremmo cadergli in testa. Infatti sì, però ero... Ok. Ho premuto prima A e poi X perché ero troppo concentrato sul vedere se funzionava o meno il bombardone. Comunque adesso so che funziona, quindi mi concentro e non sbaglio. Allora, i pattern di Bowser, come avete visto, si è avvicinato a Luigi e ha sputato del fuoco. Questo è il primo attacco. Praticamente si avvicina a uno tra Mario e Luigi e sputa il fuoco. Noi dovremmo saltare appena lui sta ritornando in avanti per sputare il fuoco. Però c'è ancora un'altra cosa da dire su questo attacco, perché più avanti ovviamente nella boss fight, Bowser quando si avvicinerà a uno tra Mario e Luigi, e mi sono appena accorto di non essermi curato, oltre a non sparare subito il fuoco, si metterà a ridere, farà un ghigno, farà finta di sputare il fuoco e poi dopo lo sputerà, quindi dovete fare attenzione al preciso quando... facendo finta, quindi vabbè, ride, ovviamente ve ne accorgete, state fermi quando fa la finta di sputarvi il fuoco e poi subito dopo che ve lo sputa poi saltate. Adesso lo schianto a terra è abbastanza facile da evitare. Bowser salta e arriva quest'onda d'urto che colpirà sia Mario che Luigi, quindi dovete saltare con tutti e due. E però c'è un'altra alternativa sempre di questo attacco, perché a volte capita che lo fa lento, altre volte che lo fa veloce. Invece l'attacco di che Bowser sputa il fuoco dalla bocca per via di Baby Bowser o Bowser Jr., che dissi voglia, che gli salta in testa, è in base a in quale senso Bowser Jr. gira. Se Bowser Jr. gira in avanti vuol dire che starà attaccando Mario, se invece gira all'indietro vorrà dire che il fuoco andrà da Luigi. Un'altra cosa che capita, ed eccola qui, quando Bowser fa la sua onda d'urto cadranno dei twack in realtà dal cielo e in base al colore del tuacco ovviamente andranno a colpire o Mario o Luigi, e infatti alla fine poi è uscito quello là, giallo o beige, va bene, che ha colpito tutti e due ed è un poco più lento rispetto agli altri. Infatti sono stato colpito perché ho saltato troppo presto. L'attacco che avete visto invece dopo i tuac che sono caduti è praticamente, ho sbagliato, ho dato un fungo da 20 e basta, Bowser si rintana nel suo guscio e Bowser Jr. con il martello ce lo lancia addosso. Ovviamente diventerà sempre più veloce. La prima volta credo vada sempre da Mario. Sì, ok, dovrebbe andare sempre da Mario. E poi fanno a giro Mario, Luigi, Mario, Luigi. Fin quando all'ultima volta Bowser Jr. non riesce a colpirlo e faremo danno a lui. Solo che quando diventa velocissimo è difficile da prendere. Riguarda sempre l'attacco di che Bowser sputa il fuoco dopo che Bowser Jr. gli è caduto in testa, può capitare che Bowser Jr. salti molto più in alto rispetto al normale e vada oltre lo schermo superiore. Questo significa che quando starà per fare l'attacco
ho perso sia Mario che Luigi. E quando cadrà poi in testa a Bowser, Bowser sputerà due fuochi che andranno sia da Mario che da Luigi, e quindi dovrete saltare con tutti e due. Poi c'è l'ultimissima cosa, l'abbiamo visto praticamente per tutto il tempo: ogni tanto Bowser Jr. deciderà di dare un fungo a Bowser che gli curerà 60 punti vita, che sono pochi rispetto a quelli che gli facciamo con un bombardone. Però se cura ad esempio già per due volte di fila sono 120, ad esempio come adesso che gli si è curato di 120, vuol dire che i nostri bombardoni hanno fatto pochissimo danno. Ora che ho finito di dirvi tutti i pattern d'attacco, direi che siamo anche arrivati ad un buon punto della boss fight, anche perché abbiamo visto l'attacco che vi ho detto prima del doppio fuoco sputato da Bowser. Questo vuol dire ovviamente che siamo in una fase avanzata della boss fight e abbiamo tolto anche più dell'80% di vita a Bowser, quindi immagino manchino sì e no altri due bombardoni. Non lo so ovviamente di preciso, forse ne basterà uno solo. Se magari non mi faccio più colpire è meglio. Comunque vediamo se basterà questo, se no il prossimo sicuramente, perché ormai penso di essere arrivato verso la fine. La prossima volta che prima di iniziare una boss fight mi devo ricordare di curarmi, perché da quante volte è capitato? Forse anche quella contro Mistwomp, però almeno quella contro Mistwomp era così facile che non serviva nemmeno curare, se stava uno di vita avrei vinto lo stesso. E qui invece sono caduto due volte sia con Mario che con Luigi e mi sono dovuto curare anche molte più volte. Adesso Mario pure ha perso di nuovo la vita. In realtà ovviamente il pattern lo conosco d'attacco, però non è che è chissà quanto facile da evitare. Devo per forza pure curarlo Mario, perché se lo lascio morto, sempre tra virgolette, non prende esperienza. Ovviamente da una boss fight di certo non posso mancare tutta l'esperienza. Comunque come ho detto prima, adesso immagino che questo sia l'ultimo bombardone, anche se Bowser Jr. ha fatto prendere un altro fungo, però non credo che basta. E infatti giustamente c'era anche Bowser Jr., no? E quindi se Bowser viene battuto, Bowser Jr. rimane ancora in vita e quindi dovremmo battere anche lui. Ovviamente ha molta meno vita rispetto a Bowser, quindi questa durerà forse un 2 minuti, 3-4 bombardoni basteranno sicuramente. Però ovviamente ha pattern d'attacco anche lui, l'abbiamo anche visto. Praticamente sputa del fuoco in aria per una, due volte o più avanti nella boss fight, dopo un tot di vita che gli togliamo, anche più volte. Solo che non ho idea di come fare a capire a chi andrà a finire e quindi vi consiglio di saltare con tutti e due, perché ad esempio è stato questo attacco uguale a quello quando ha attaccato Mario, quindi vi consiglio di saltare con tutti e due così non avete problemi. Visto che non è un problema nemmeno Bowser Jr. ho sbagliato, incredibile, proviamo ad utilizzare qualche fiore diverso, cioè no, strumento fratello diverso tra fiore e clone, oppure dopo utilizzo anche il trampolino, perché sono abbastanza sicuro di non riuscire a fare più di 200 danni, anche se potrei non sbagliare. In realtà non ho ancora capito quando di preciso si dovrebbe premere la X, cioè il tasto, va bene. In questo caso era la X, ho detto X perché dovevo premere X e non l'ho fatto. In realtà sì, però forse l'ho fatto troppo presto. Però non... forse devo per forza premere il tasto quando sta per cadere in testa a Baby Bowser. Adesso sto provando a premere il tasto appena arrivano in testa a Baby Bowser, solo che non ho idea se effettivamente come ho detto no, perché appunto se provo a premere il tasto un po' troppo presto forse non funziona. Non l'ho fatto con... ok, forse l'ho battuto? Ok, sì, il suono era quello, perfetto.
Piccolo, cerca di diventare sempre più grande e cattivo. Sì, un giorno diventerò più grande, più grosso e più cattivo di te. A bordo dell'astronave madre. Orripidoso, non c'è traccia della principessa Peach. L'avranno prigionierizzata da qualche parte nell'astronave. Dobbiamo trovarla. Siamo quindi nell'astronave madre degli Shrub e direi, visto che siamo ancora in tempo, ci facciamo solamente questa prima parte dell'astronave, che dovrebbe anche durare un pochettino in realtà. Ci sono un paio di cose da fare, sia lotte con ovviamente il nuovo nemico della zona e anche oggetti da prendere come ad esempio questi fagioli. Questa parte non dovrebbe nemmeno essere troppo lunga, c'è solamente forse questa stanza e poi un'altra, però non ricordo con precisione. Ricordo che quando la facevo prima era abbastanza sbrigativa, forse in una ventina di minuti si riusciva a finirla, solo che abbiamo fatto una boss fight che è doppia in realtà, quindi riusciamo forse a farci solamente la prima parte, che come vi ho detto è relativamente lunga. Secondo me arriviamo, visto che in questo momento io sono a 20 minuti, quindi secondo me verso la mezz'ora ci arriviamo. Quindi appena finiamo tutta la zona, ritorniamo a Salva che abbiamo visto nella stanza di prima e salviamo e vi saluto. Vi consiglio di fare attenzione qui perché facendo dividere Baby Mario e Baby Luigi da Mario e Luigi potrete iniziare le lotte con il nuovo nemico di questa zona solamente con o i Babies o Mario e Luigi, quindi vi consiglio di scendere così. Così ritornate insieme, perché se poi andavate dall'altro lato poi era difficile ritornare tutti insieme. Ed ecco qua il nuovo nemico, quindi utilizziamo subito un trampolino visto che sono 4 e nel frattempo vi dico che si chiama Guardiano Shrub e dovrebbe essere il retcon del non dello Shrub normale ma del dottore Shrub se ricordo bene. Però ovviamente non ha i funghi, quindi non mangia niente. Questi qua invece ci attaccano a coppie. In che senso? Tanto adesso lo vediamo. Ecco come ho detto. Praticamente gli Shrub alzano la mano e ne verranno due davanti, sia Mario che Luigi. Quindi dovrete saltare con tutti e due. E ogni tanto potranno farlo anche lentamente l'attacco. Quindi se la mano la tengono un po' alzata,
di più, ma di più significa pochissimo, significa che dovete aspettare 2 millisecondi in più e poi saltare. E infatti sono stato colpito perché è davvero cattivo quell'attacco. Invece, proprio come il dottore Shrob, questi qua, il guardiano Shrob, può attaccarvi singolarmente con la sua pistola. Praticamente, se alzerà la mano destra e arriverà lo scintillio sulla mano destra, attaccherà Mario. Se farà un giro, vuol dire che andrà da Luigi. Ovviamente, come tutti i retcon, il suo attacco è velocissimo, quindi dovrete subito capire chi stanno per attaccare. Se capita, quando sono 5 qua, se capita ve lo faccio vedere ovviamente, perché è più veloce. Ho sbagliato subito, vabbè, forse è meglio utilizzare il bombardone. Eccolo, come vi ho detto, è velocissimo, appena viene in mezzo inizia a fare subito il suo attacco, quindi voi dovete subito notare se ha alzato la mano destra oppure sta facendo il giro per poi saltare con o Mario o Luigi. Non ho capito il motivo per cui la principessa Shrob e quindi poi con l'astronave madre devono rapire la principessa Peach. Qual è l'obiettivo? Perché poi ovviamente viene dal futuro, anche se loro non lo sanno. Quindi se la rapiscono non ottengono niente, perché giustamente qui in questo mondo, nel passato, la principessa Peach è piccolina. E poi già dal fatto che il castello di Peach è diventato il castello Shrob, vuol dire che hanno già conquistato il regno dei funghi. Forse la rapiscono perché la principessa Peach, quando è tornata qui indietro nel tempo, ha provato ad attaccare la principessa Shrob e quindi per rabbia adesso la vuole mettere forse in carcere, in gabbia, vabbè, come in realtà poi era stata messa in vabbè, dietro le sbarre, anche se non era in carcere, sotto al deserto. Comunque adesso voglio provare, utilizzo adesso questo trampolino, non penso di riuscire a battere tutti e 5, appena ne tolgo almeno un 2 o 3 di mezzo, proviamo a vedere se funziona il fatto di premere il tasto molto prima che o Baby Mario o Luigi sì, cadono in testa a qualcuno. Perché adesso va bene, 4 tra l'altro l'ho sconfitto, quindi era rimasto a pochissima vita. Facciamo che ci provo con Fiore Clone, tanto sono infiniti, no, infatti non l'ho sprecato. Premo il tasto adesso. Ok, no, quindi non funziona, va benissimo. Devo premere il tasto preciso quando sta cadendo in testa al nemico, perché sennò appunto sbaglierete. Immagino che adesso basti utilizzare solamente un trampolino e abbiamo finito e li battiamo, sempre se non sbaglio subito. Però almeno adesso so che devo premere il tasto appena sta per cadere sulla testa del nemico. Quindi, ok, sì, il primo è andato. Il secondo pure, aveva forse ancora meno di 15, è perfetto, anche il terzo aveva ancora meno di 12 di vita. Forse è un po' sprecato questo trampolino, però visto che abbiamo infiniti non è mai niente sprecato. Appena torneremo al castello di Peach, oppure appena ci sarà uno shop, voglio vedere che strumenti fratelli ci sono, perché visto che adesso siamo in una nuova area, almeno qualche strumento fratello nuovo avrebbero dovuto aggiungerlo, quindi forse l'avremmo pure già dovuto trovare. Evidentemente non ne hanno aggiunto ancora nessuno nuovo, qui in quest'area non ce ne sono, quindi è il fiore clone ancora lo stesso. Aspettate, ma indietro che cosa c'è? Ah, quindi c'era qualcosa. Drenotessera, ah vabbè, la drenotessera la tiene Luigi. Tra l'altro era pure un blocco da utilizzare con Luigi. Molti PV per ogni volta che il nemico viene colpito, perfetto. Quindi è un potenziamento della drenotessera, visto che Baby Luigi la teneva già. Fare un upgrade non è mai male. Visto che Luigi è a 31 PV, direi di curarlo adesso, così almeno non me lo dimentico più avanti, quando forse arriveremo a fare una boss fight. La utilizzo pure su Mario, non fa niente. In realtà ne abbiamo tanti di funghi, e poi appena torniamo indietro posso comprarli, tanto i soldi non ci mancano, anzi ne ho pure spesi pochissimi da quando è iniziato il gioco. Ne abbiamo 9000, 9100, quindi potremmo tranquillamente arrivare anche oltre i 10.000 prima di tornare al castello di Peach.
Immagino che in questo momento io ho lasciato sempre lo schermo inferiore grande perché quello che stiamo facendo si svolge sotto, anche se muoviamo Baby Mario e Baby Luigi. Tra l'altro questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, il fatto del nero sul fatto che poi dobbiamo premere i blocchi di sopra per poter premere effettivamente il blocco che c'è sotto. Sono lontano? Ok, me ne sono accorto un po' tardi. Tra l'altro questo blocco qua che mette le ali, quindi ha bevuto un po' di Red Bull, battute, mettete dislike, dà fastidio perché più avanti, come sta succedendo in questo caso, diventa sempre più veloce e cercherà di fare sempre più slalom. Ora, quante luci? 3, ok. Se ho contato bene dovrei andare... Vabbè, vado prima sul ponte con Mario e Luigi, poi devo passare la prima, la seconda e a questa qua dovrebbe essere la luce dove c'era il ponte. Ok, sì, avevo visto bene. Tra l'altro guardate quanto è veloce adesso questo blocco. Devo saltare con tutti e due, sia con Mario che con Luigi, così almeno se capita lo colpisco con Mario o con Luigi. Ecco, ad esempio, appunto l'ho colpito con Luigi. Abbiamo finito anche quest'altro puzzle, quindi direi di andare avanti. In realtà era un puzzle ovviamente facile, il fatto che il blocco va veloce prima o poi si fa prendere, non perché rallenta, ma proprio perché se continuate a saltare prima o poi lo prendete sicuramente. Adesso però vediamo cosa c'è nella stanza. Attivando tra l'altro questo blocco possiamo tornare indietro senza farci tutto il giro, e se gli shortcut sono sempre fantastici. Vediamo che cosa c'è. Se c'è un salva qui, allora va benissimo. No, il salva sta nella stanza dopo. Allora no. Prendiamo tutte le cose che sono qui, ad esempio i fagioli, e poi scendiamo di nuovo sotto per salvare. Perché la cosa che dobbiamo fare, poi con lo schermino non so se avete capito che cos'è, però vabbè. Lo vedremo poi nel prossimo episodio direttamente. Ok, là sopra c'è un blocco. Dobbiamo tra l'altro fare un po' di giochini così, perché dobbiamo prima portare i babies. Ah no, ok, bastava solamente con i babies, perfetto. Allora prendiamoci queste monete, perfetto, abbiamo finito. Sì, possiamo tornare indietro. Nel frattempo che torno indietro, ragazzi, allora io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.